E adesso Barbara dobbiamo lasciare il posto all'amico Lorenzo Valeriani perché sono venuti a trovarci il presidente, un po' lo staff, i vertici della Coppa Interamnia. Quest'anno è stata la 50ª edizione, un grandissimo successo che noi di Rete 8 abbiamo seguito in prima Tra linea. l'altro, sì, è un'edizione che diciamo ha fatto rivivere gli antichi fasti della Coppa Interamnia, che negli ultimi anni era andata un po' scemando, invece proprio, insomma, questa estate ha avuto così, una vera e propria rinascita. È Abbiamo vero, è visto di vero, è nuovo la vero. Piazza Piena, Rete 8 ha curato la diretta della manifestazione per le serate più importanti, quindi l'apertura, la chiusura, eccetera. È stato veramente emozionante rivedere Teramo di nuovo piena, piena, piena di ragazzi da tutto il mondo, Federico. E allora adesso quindi diamo subito la linea a Lorenzo Valeriani con i suoi ospiti. Eccoci qui amici di Rete 8, amici di pomeriggio, un cordiale saluto da Lorenzo Valeriani e saluto con affetto e li rivedo con piacere il patron Pierluigi Montauti della Coppa Interamnia e Angelo Limoncelli, presidente del comitato per il cinquantennale. Ma dobbiamo prepararci, Angelo, al 51esimo evento, a questo straordinario evento della Coppa. Sì, stiamo già preparando per il prossimo anno, il 51esimo. Diciamo che questo 50esimo è, tornando un anno indietro, diciamo, insomma, è riuscito molto bene, diciamo. È stato un successo perché le squadre sono tornate molto volentieri dopo 2 anni di pandemia e questo ci ha dato veramente della forza per ripartire di slancio. Con tanti problemi che abbiamo avuto, devo dire che c'è stato il rilancio di questo torneo. Dopo 3 anni di sosta, insomma, era molto difficile ripartire, invece c'è stata questa forza che le squadre ci hanno dato e questo ci porta a lavorare già per il prossimo anno. Bilancio positivo sotto tutti i punti di vista, soprattutto evidenzierei tante figure a livello istituzionale, partendo dalla punta di diamante, no? Che è stato il ministro Abodi, entusiasta, presente, che ha voluto fisicamente partecipare all'evento e si è anche, insomma, prodigato nello sfilare, no? Con le squadre che durante la serata inaugurale hanno colorato Teramo. Ovviamente dietro c'è un lavoro enorme. E il lavoro enorme ci sarà anche per il prossimo anno, perché da quello che ho capito, o perlomeno da quello che si è visto durante l'evento dell'estate scorsa, c'è la voglia di raddoppiare la cifra e quindi di compiere il secolo per intero, Angelo. Sicuramente sì, anche perché i numeri del passato portano a questo. Sinceramente la ripartenza non ce l'aspettavamo, questo numero importante. Sicuramente il prossimo anno sarà, speriamo per noi, dalle indicazioni anche che abbiamo, comunque sicuramente credo che saranno più squadre di quest'anno, dunque lo sforzo sarà sicuramente maggiore e dovremo appunto capire questo anche per sistemarci un meglio. Diciamo. Tornando al ministro Bodi, per noi è stata una piacevole sorpresa, perché siamo andati a Roma a fare conoscere questa manifestazione, lui non la conosceva, si è appassionato e poi è venuto a Teramo e ci ha dato una forza anche lui per continuare a farlo. Lui ci è stato vicino, ha sfilato insieme a noi, si è reso conto dell'importanza di questa manifestazione e devo dire che ci sarà sicuramente il prossimo anno con noi, dunque diciamo che questa ci dà una spinta ulteriore per organizzare anche meglio la 51esima. Pierluigi Montauti, di solito si fanno delle promesse, eravamo presenti noi con le nostre telecamere proprio nell'incontro fatto al CONI, nella sala del meraviglioso Palazzo Romano in Via del Foro Italico. Stavo per dire, di solito i politici fanno delle promesse che poi non mantengono, invece il ministro Abodi è stato presente e a te chiedo, perché sei la memoria storica, come si fa a durare 50 anni? Beh, sì, in realtà io ritengo che il fatto di essere riusciti a svolgere il torneo per 50 anni sicuramente è una specie di miracolo. Quando abbiamo cominciato il primo anno nel 1973, abbiamo utilizzato da quell'anno in poi le piazze della città come campi di gioco e le scuole della città come alberghi. E questa è stata una formula che io ritengo magica, perché
perché non solo ci ha consentito di ospitare un mare di squadre in tutti questi anni, ma è una formula che poi è stata imitata un pochino in tutto il mondo, no? Ed è alla base di tutto. Ma c'è un altro aspetto, secondo me, da considerare, è che la Coppa Interamia ha una caratteristica fondamentale, ed è quella di aprirsi a tutti, cioè chi partecipa alla Coppa partecipa indipendentemente dal costume, dal pensiero politico, dalla razza, cosa che non accade in tanti altri tornei. E questa è una prerogativa, proprio una caratteristica che contraddistingue la nostra manifestazione e che le ha consentito di durare così tanto, e io mi auguro di poter dire la sua ancora per molto tempo, speriamo. Ovviamente, Presidente, la sinergia col territorio è fondamentale, con le istituzioni del territorio è fondamentale. Prima lei citava il discorso delle piazze, delle scuole, che ovviamente di riflesso sono state messe a disposizione, e direi, se me lo consente, di continuare appunto questa sinergia, perché ne beneficia Teramo e non solo Teramo, visto che tanti atleti sono stati insomma dislocati in tutta la regione Abruzzo, e questa per portare un po' anche una nota di colore fortissima ed un segnale a livello sociale in un periodo in cui purtroppo la pace in alcune zone del mondo sta vacillando. Sì, in realtà quest'anno abbiamo riproposto un esperimento che era già ben riuscito, cioè abbiamo chiesto l'ospitalità ad alcune squadre, ad alcuni comuni della provincia, e vorremmo allargare questo discorso a tutti i comuni della provincia sin dal prossimo anno. Questo comporta un grosso impegno che però ci consente di far venire ancora più squadre di quelle che erano presenti quest'anno a Teramo. Anche perché Coppa Interamnia Limoncelli, che può essere anche un volano sotto l'aspetto turistico, in tanti, grazie alla Coppa Interamnia, hanno conosciuto Teramo, hanno conosciuto l'Abruzzo, e per tanti è stata anche la prima esperienza sul territorio italiano. Quindi si vanno ad incrociare degli aspetti fondamentali che sono appunto lo sport, il sociale, un messaggio di pace e anche un indotto economico per ovviamente i gestori dei locali. E Teramo credo possa ringraziare apertamente, sotto l'aspetto degli esercenti, il movimento che ha generato la Coppa. È proprio così, è proprio, diciamo che è l'unica manifestazione internazionale a Teramo dove permette, appunto, come dicevi tu, di creare tutte queste sinergie, no? Cioè, veramente incredibile come possano tutte queste nazioni stare in una settimana tutti a Teramo, nel senso che noi dobbiamo essere, diciamo, orgogliosi di questa cosa qui, la città, ma anche tutte le istituzioni, e farla continuare nel miglior modo possibile. Eh sì, e questo è l'obiettivo, se mi consentite la battuta, solo il Covid ha potuto fermare questo bel carrozzone. Per il resto ovviamente speriamo non ci siano ulteriori problemi. Ci potete regalare una chicca per il 51esimo, oppure ancora un lavoro in corso in tutto e per tutto, Presidente? Sì, abbiamo un'idea. Mm. L'idea è una chicca, però l'avete... No, adesso dobbiamo valutare bene, smussare gli angoli. Faremo insomma Presto una conferenza stampa per bene Dire quello che sarà il programma della prossima edizione. Sulla base dell'esperienza che noi abbiamo acquisito negli anni, e nei quali anni noi abbiamo realizzato diverse iniziative anche di carattere culturale, ricordiamo Teramo, città aperta al mondo, di carattere sociale, vorremmo riprendere questo filone, però vorremmo ogni anno fare un omaggio ad una nazione. Cioè Teramo si stringe a quella nazione, Teramo, il suo territorio. Una sorta di gemellaggio forse, padrone? Sì, una cosa del genere. Quindi ogni anno scegliamo una nazione meritevole, naturalmente, che ha dei legami con la Coppa già consolidati, e fare questo omaggio. Questa è già un'idea, ma ce ne sono tante altre che dobbiamo un pochino mettere a punto ancora. A proposito dell'incrocio tra sociale, pace e tanti aspetti che poi la Coppa ha rappresentato, a me personalmente è piaciuta tantissimo, Limoncelli, l'idea dell'unica bandiera che però rappresenta tutte le nazioni partecipanti. Ecco, sotto l'aspetto mediatico, comunicativo e del marketing, aggiungo anche,
questo simbolo, questa bandiera con le sue colorazioni fantastiche e meravigliose, può essere un ulteriore volano, cioè farlo proprio diventare simbolo della Coppa Interamnia per i prossimi 50 anni? Sì, sicuramente sì, anche perché è stata un'idea geniale che comunque tutti hanno apprezzato, nel senso di Fabrizio San Nicandro, ha creato lui questa immagine, e devo dire che abbiamo avuto tanti feedback positivi su questa cosa qui, dunque crediamo che molto probabilmente sarà l'immagine del futuro della Coppa per il futuro, sicuramente, speriamo anche per i prossimi 50 anni. Ovviamente non va sottovalutato l'aspetto sportivo, perché credo che l'ambizione sia anche quella di crescere, no? Sotto l'aspetto tecnico, patron, no? Non solo con un numero di partecipanti che possa crescere di anno in anno, però anche a livello tecnico abbiamo visto che qualcosa in più è avanzato, insomma, è cresciuto sotto quel punto di vista. Sì, in campo sportivo ci sono due aspetti, quello promozionale, certo, e quello, diciamo, tecnico vero, sì, e proprio. E forse sta qui la caratteristica della Coppa, perché riesce ad accomunare le squadre principianti con quelle già abbastanza tecnicamente evolute, e quindi noi porteremo avanti questi due aspetti sicuramente, ma credo che la nostra attenzione maggiore dovrà essere rivolta all'aspetto organizzativo in senso lato e specificatamente all'aspetto logistico, perché forse siamo stati anche un pochino carenti, non tanto nel passato quanto quest'anno, ma c'è tutta la nostra volontà di voler rivedere un po' tutto l'aspetto e creare un apparato organizzativo efficiente all'altezza della situazione. Però, patron, possiamo dire che è complicato. È molto complicato, richiede un nel anno. Nel senso, il margine di errore è abbastanza sottile e può accadere. Succede anche nelle migliori famiglie, no? Anche quando si organizzano eventi come i mondiali di calcio, le Olimpiadi, qualche piccolo errore ci può stare, poi casomai non viene fuori come notizia, però immagino che qualche difficoltà ce l'abbiano un po' tutti, quindi insomma non demordere, ecco, padroni, massimo impegno, perché no, da parte nostra tutta, ecco, la buona volontà di voler portare avanti la Coppa nel migliore dei modi. Un appello da fare non solo alle istituzioni ma anche ai vari gruppi privati, alle aziende, o ringraziamenti appunto ai partner che ci sono stati, è un invito per il prossimo anno, per questo evento che non deve appunto mai abbassare la guardia sotto l'aspetto dell'attenzione e dell'organizzazione, ma che vuole ovviamente anche essere foriero di indotto economico per il territorio. Posso dire? Come no? Assolutamente. Allora, quest'anno abbiamo avuto degli aiuti economici da parte di enti, alcuni dei quali in precedenza non avevano dato un solo euro. E questo è stato molto importante per noi. Non vorremmo che potessimo tornare un altro anno indietro, cioè, diciamo al periodo pre-Covid. Quest'anno abbiamo dimostrato le vere potenzialità della Coppa. Per portare avanti la Coppa nel migliore dei modi ci vogliono adeguati supporti, sostegni economici da parte di tutti, da parte delle aziende private ma anche da parte delle istituzioni, perché già qualcuno ha cominciato a dire: non pensiate di poter riavere l'aiuto che avete avuto quest'anno. Non può essere così. Non può essere una tantum, assolutamente. Anzi, io direi che questa cosa andrebbe istituzionalizzata in qualche modo, una volta per tutte. Sotto l'aspetto anche e soprattutto economico, credo che ci sia stato un ritorno importante, no? Quindi anche i semplici esercenti, che ovviamente in quella settimana hanno diciamo così lavorato parecchio, Limoncelli, ecco, anche loro forse dovrebbero e potrebbero avvicinarsi un po' di più alla Coppa e sottoscrivere, che so, un documento da indirizzare alle istituzioni stesse, rimarcando il fatto che l'economia teramana, e non solo quella teramana, in quel periodo è cresciuta, quindi tutti hanno bisogno di sicuramente di tutti. Sì, anche perché in quella settimana qualunque settore comunque, diciamo, ha avuto il vantaggio, no? Nel senso, perché comunque l'economia veramente è girata in quella settimana, perciò io
Mi permetto di ringraziare anche tutti i privati che ci sono stati vicini in quest'anno e spero di riaverli anche il prossimo anno, ma come diceva anche Gigi Montauti, dobbiamo partire da una base importante che sono le istituzioni, dopodiché i privati ci sono vicino, sicuramente dobbiamo essere noi bravi a far capire di che cosa si tratta, poi chiaramente il privato deve capire per poi avvicinarsi a noi, dunque è tutta una conseguenza. Io credo che a Teramo questo l'hanno più o meno capito, ci vorremmo allargare un po' più anche sulla provincia e sulla regione, perché effettivamente è una cosa che comunque abbraccia anche la regione, si parla anche di sponsor importanti, dunque noi speriamo di arrivare per creare appunto questa sinergia, per arrivare a un pacchetto completo dove uno può lavorare anche meglio e insomma per riuscire anche meglio nel farla, nel senso in tutti i modi. Eh sì, l'organizzazione è fondamentale, ma se non c'è appunto il budget corretto e necessario diventa complicato. Vi fate un augurio a vicenda? Il patron lo fa a Limoncelli e Limoncelli di riflesso lo gira al patron, perché questa immagine, a microfoni spenti, Pierluigi, ce lo possiamo dire, mi hai detto lui è il futuro, io attualmente sono il presente, però poi toccherà ad Angelo. Certo. Ecco, gli vuoi fare un augurio? Insomma, l'invito che faccio a Angelo gliel'ho fatto già da un anno e quindi adesso è come dire, tu rappresenti anche il futuro, e tu e tutti quelli che insieme a te dovranno, giovani come te, diciamo della tua età, alludo a tutto il mondo della pallamano, ci sono tanti dirigenti, tanti ex giocatori che possono dare il loro contributo, l'augurio è di saper portare avanti questo discorso nel migliore dei modi. Però la tua mano, la tua sapienza, la tua esperienza ci sarà sempre. Sì, 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 beh, io sono praticamente a disposizione, no, come si io dice in gergo sportivo. Sono un entusiasta, un idealista, esatto. Io fondamentalmente curo i rapporti nel mondo, seguiterò a curare quelli. Bene. E poi è chiaro che piano piano queste relazioni scivoleranno nelle mani di chi porterà avanti il discorso in futuro. Io ti dico invece che Gigi è ancora molto il presente, dunque rappresenta il passato ma è ancora molto il presente. Io ci sto a fianco, è veramente una macchina che comunque cammina ancora, sicuramente ancora il presente. Ci dovrà ancora insegnare tante cose, perché lavorarci a fianco è comunque sempre, no, ti dà un bagaglio di conoscenza incredibile, dunque ancora il presente. Vabbè, camminerete fianco a fianco ancora per tanti anni. Posso ovviamente dire un aspetto, una cosa? Una... Sì, assolutamente. Praticamente noi vorremmo, già da quest'anno, che la Coppa Interamia vivesse anche durante l'anno attraverso diverse iniziative di carattere bene, sociale e culturale. E questa è la novità, io ho dimenticato di dirlo prima, e lo vorremmo fare in modo tale da sensibilizzare ulteriormente la popolazione, la cittadinanza, e preparare nel migliore dei modi l'evento che poi arriverà. Una sorta di aspettando la Coppa, sì, diciamo così, ecco. Un percorso, certo, introduttivo verso, certo, l'edizione numero 51, sperando ovviamente di raddoppiare la cifra raggiunta quest'estate con il 50esimo. Davvero grazie di cuore per essere stati con noi. I piccoli problemi si superano, lo sport ce lo insegna, ci vuole massimo impegno, massimo lavoro e soprattutto bisogna fare sinergia. L'appello che facciamo noi è quello legato ovviamente all'aiuto, no? Anche perché a proposito di One Flag, la bandiera unica che rappresenta i 5 continenti, c'è, cioè, questa mano e la mano deve aiutare, no? Bisogna stringere rapporti non solo con i privati ma anche e soprattutto con le istituzioni per trovare sinergia e dare forza a questo straordinario evento della Coppa Interamnia. Grazie a Pierluigi Montauti, patron della Coppa Interamnia, ad Angelo Limoncelli, presidente del comitato organizzatore del cinquantennale, ma quella è storia vecchia dell'anno passato. Angelo Limoncelli ci sarà soprattutto per l'edizione numero 51. Prego, patron. Io vorrei concludere ringraziando Rete 8 e la TV regionale, grazie, che quest'anno ha fatto un grandioso servizio per la Coppa Interamnia, e vogliamo che questa collaborazione continui nel futuro. Noi ci saremo, grazie. Presidente, ci daremo, grazie, una mano a vicenda, come ho detto
poco fa. Bisogna fare gruppo perché alla fine l'Abruzzo è un'unica famiglia e deve spingere dallo stesso verso in tutto e per tutto. Grazie ancora a voi per la presenza, in bocca al lupo per il lavoro che vi aspetta, perché so e immagino che sarà davvero tosta per arrivare a compiere l'impresa di realizzare l'edizione numero 51 dell'Interamnia World Cup. Linea allo studio.